Ciao cuori, video tanto atteso, finalmente oggi parliamo di Mavon. Ho intenzione di fare video su ogni festività e alcune le trovate già sul canale anche se sono vecchi e quindi oggi appunto parliamo dell'equinozio d'autunno. Come appunto ho già accennato, Mavon è l'equinozio d'autunno e varia la data tra il 21 e il 29 di settembre. Quest'anno per esempio è il 23 perché ovviamente l'equinozio cambia di anno in anno. Mavon è la seconda festa del raccolto ed è preceduta da Luna Sa e seguita da Samhain, quindi sono le tre feste del raccolto. Contando che Samhain viene chiamato il capodanno delle streghe, diciamo così, solitamente Mabon viene riconosciuta come la penultima festa dell'anno o l'ultima in alcuni versi, in quanto appunto Samhain è l'inizio di un nuovo anno. Mabon è sinonimo di equilibrio in quanto il giorno e la notte sono ugualmente divisi, anche se da Mabon in poi la luce inizierà a diminuire in favore del buio. Questo è un periodo di introspezione e di riflessione in quanto riflettiamo su ciò che è successo durante tutta l'estate per prepararci all'inverno e soprattutto un'altra parola chiave di questo periodo sono i sacrifici, quindi ciò che dobbiamo sacrificare per iniziare l'inverno. Anche perché ricordiamoci che con Mabon il ciclo riproduttivo della Terra si conclude, le foglie iniziano a ingiallirsi e diamo appunto l'inizio all'inverno, anche se ovviamente è ancora autunno, però abbiamo le energie del riposo dell'inverno e dell'autunno. Altro esempio sono gli animali che iniziano a prepararsi al letargo appunto in via del periodo più freddo e buio che sta arrivando. Per quanto riguarda le tradizioni antiche, una delle rappresentazioni antiche appunto di Mabon erano i Misteri Eleusini. I Misteri Eleusini erano una festività sacra agli antichi greci che rappresentava il mito di Persefone, Ade e Demetra. In pratica questo festival era diviso in fasi e la seconda parte, che era chiamata Grandi Misteri, si svolgeva ogni 4 anni e durava dai 9 ai 10 giorni e partiva dalla prima luna piena precedente all'equinozio d'autunno. Ovviamente Mabon è una festività dai tanti nomi, come tutte le festività pagane e neopagane, pertanto alcune persone lo chiamano Mabon, altre persone lo chiamano in altri modi, ad esempio appunto i Misteri Eleusini erano una sorta di rappresentazione, però insomma le parole chiave della festa sono sempre quelle, come dicevo, sacrificio, introspezione e prepararsi ai mesi freddi e bui. Ovviamente ci sono tantissimi modi per festeggiare Mabon nel 2022, con delle rappresentazioni più moderne, ma comunque che richiamano le parole chiave, i temi di Mabon. Sempre per richiamare il tema del sacrificio, si realizza un fantoccio di paglia o di mais o comunque di un grano e si brucia come sacrificio per rappresentare il dio morente, la terra morente che si avvia piano piano, ripeto ancora una volta, all'inverno e ai mesi freddi. Un altro modo che abbiamo per prepararci all'inverno, all'autunno e ai mesi freddi è quello di fare decluttering, quindi lasciare andare tutte le cose passate e dare il benvenuto a un nuovo inizio, diciamo, anche se, come ho già detto, il vero e proprio capodanno possiamo rappresentarlo con Samhain. Comunque iniziamo a prepararci a lasciare andare le cose inutili e futili per poi arrivare al culmine con Samhain. Ovviamente questo è l'ultimo periodo, anche se quasi neanche più, in cui abbiamo il sole caldo, anche se appunto è iniziato a far freddo, vedete, ho le maniche lunghe. Diciamo che c'è ancora il sole, si può ancora uscire fuori senza mettersi giubbotti vari, e quindi una cosa molto buona è godersi questi ultimi giorni di sole, andare a fare delle passeggiate, stare il più possibile sotto la luce solare, perché tra poco ovviamente non avremo più la possibilità di farlo. E anche il godere di questo periodo di transizione tra l'estate, l'autunno e l'inverno è utile appunto per onorare questa festività. Un'altra cosa che sto facendo personalmente in questo periodo sono le scorte invernali. Ovviamente ci sono delle piante invernali che appunto potremo raccogliere, però la maggior parte ovviamente non sono più coltivabili da qui in poi, quindi l'ultimo mese possibile è settembre. Quindi una cosa che vi consiglio di fare, che io ho già fatto e sto continuando a fare, è andare a raccogliere le ultime piante. Ad esempio, l'ultimo mese in cui potete trovare l'iperico, infatti vi ho parlato su Instagram dell'olio di iperico che io ho appena fatto, l'ho oleolito, anzi se volete vi faccio anche un video anche su quello. Quindi insomma andate a raccogliere le piante, i semi, tutto ciò che potrà servirvi durante l'inverno, altrimenti dovrete aspettare il giugno dell'anno prossimo ed è molto tempo. E io ho già fatto scorta di artemisia, di menta, di rosmarino, anche se in realtà rosmarino c'è anche d'inverno. Insomma, tutte quelle cose che non potete raccogliere per i prossimi mesi, quindi altrimenti dovreste acquistare online o comunque in negozio, ma diciamo che è molto meglio farseli da sé, raccoglierli da sé e averli pronti. Come vi dicevo, un altro dei temi principali di Mabon è il lasciare andare per far spazio al nuovo, quindi svuotarsi, liberarsi di tutte le cose accumulate durante l'estate. Quindi una cosa che potete fare è un rituale, un incantesimo, anche solo un rito per lasciare andare. Potete farlo semplicemente con una foglia d'alloro, un foglio di carta, quello che preferite fare voi, appunto.
Super semplice, foglie d'alloro, pezzo di carta, scrivete ciò che volete lasciare andare, lo bruciate nel calderone e lasciate appunto andare via. Altra cosa che io consiglio per tutte le festività, in realtà questo è il periodo anche perfetto per iniziare a farlo, è cucinare qualcosa a tema della festività, del periodo. Per esempio, una cosa che potete fare è organizzare una cena anche solo per voi, un pranzo, una merenda, con le rappresentazioni di Mabon, poi volendo potete anche lasciarne una parte sull'altare se fate offerte. Quindi cucinare torte, pani, tutto ciò che rappresenta questo periodo, poi dopo vi parlerò delle corrispondenze, quindi potrete anche avere più informazioni. Però insomma, cucinare qualcosa che rappresenti questo periodo, che lo onori e poi ovviamente lo mangiate, potete mangiarlo voi oppure insieme ad altre persone e magari potete anche realizzare il rituale di cui vi parlavo prima con altre persone. Un'altra cosa che potete fare è organizzare un falò. Magari non avete la possibilità di fare un enorme falò, però anche solo magari se avete una stufa, anche solo nel calderone se proprio non avete la possibilità, perché il fuoco rappresenta questo periodo di chiusura, l'ultimo periodo del caldo del sole e la chiusura di questo periodo, come dicevo prima, anche incorporare il fuoco con un rituale per lasciare andare, quindi organizzare questo falò, anche solo fuocherello. Altra cosa molto utile che vi consiglio di fare, e tra parentesi questa cosa la trovate anche nel mio negozio se non siete avvezzi o comunque se preferite averla già pronta, ovvero realizzare un simmer pot. Farò un video riguardo in cui vi parlo meglio dei simmer pot, però insomma, per dirvelo in due parole, sono dei mix di erbe profumate che servono sia per profumare l'ambiente sia per portare un intento all'interno di una stanza di una casa. Si prepara questo mix, si mette all'interno di una pentola con dell'acqua che bolle, il fumo, diciamo, si espande nella stanza. Ripeto, se volete una cosa già pronta che prendete e buttate nell'acqua, lo trovate nel mio negozio, vi lascio il link giù nell'info box. E poi infine, cosa che anche qui vi consiglio ad ogni festività, è realizzare un altare per il periodo. Diciamo, se non avete la possibilità di fare un altare in grande, quindi magari su un tavolo o su una mensa, potete farne anche uno portatile, quindi prendete una scatola e lo realizzate all'interno. Questa cosa ve la consiglio sempre perché potete mettere rappresentazioni del periodo, offerte volendo, potete lavorare quindi con l'energia di quel periodo, e quindi fare un altare di Mabon è veramente utile. Vi ho già messo uno short qua su YouTube, lo trovate il video precedente a questo, in cui vi faccio vedere il mio altare, però ovviamente potete farlo come volete, quanto in grande volete, quanto in piccolo volete, e sta a voi ovviamente. Parliamo quindi delle corrispondenze che vi sono utili sia per quanto riguarda quello che potete cucinare, sia per quanto riguarda la realizzazione dell'altare, o comunque onorare questa festività, perché ovviamente i colori, i simboli potete anche indossarli, per esempio indossate vestiti con i colori di questo periodo, accessori con cose di questo periodo, eccetera, eccetera. Come sto facendo per esempio io oggi, vabbè, io mi vesto sempre con questi colori, però insomma, colori di Mabon, abbiamo collana e orecchini a fungo, insomma, anche la bandana, sono tutti simboli che onorano questo periodo, quindi potete anche, come si dice in italiano, abbracciare tutte queste raffigurazioni anche nella vita quotidiana. Per quanto riguarda i colori, sono i colori autunnali, quindi abbiamo il marrone, il rosso, che ancora rappresenta il fuoco, l'ultimo periodo del sole, il giallo, tutti questi colori caldi che vanno verso l'autunno. Tra l'altro potete utilizzare i colori per rappresentare un determinato intento di questa festività. Esempio, il verde, non so se l'ho detto, il verde rappresenta la terra, la prosperità, abbiamo il rosso, la fertilità, il marrone, il grounding, quindi l'ancorarsi alla terra, l'arancione, l'equilibrio, e quindi associare ogni colore a un intento. Dimenticato il giallo associato alla felicità. Per quanto riguarda le offerte o le rappresentazioni, sono cose molto autunnali, quindi semi di zucca, ghiande, pigne, la cornucopia che rappresenta l'ultimo raccolto, possiamo mettere appunto come dicevo prima, del cibo, torte, pane, eccetera, eccetera. Quindi tutto ciò che vi ricorda l'autunno, perfetto, zucche anche per esempio. Poi dei cristalli associati a questo periodo sono cristalli di questi colori perché hanno ovviamente questo intento, quindi per esempio l'ambra che rappresenta l'equilibrio, poi abbiamo la corniola che rappresenta la forza, oppure abbiamo la calcite arancione, l'occhio di tigre per la fortuna, la prosperità, insomma tutte pietre che hanno questi intenti legati a Mabon, quindi equilibrio, prosperità, perché appunto è il raccolto, lasciare andare. Per l'appunto rituali, incantesimi che potete fare per onorare Mabon in questo periodo, proprio il giorno di Mabon di quest'anno, sono legati a, come ho già detto, equilibrio,
prosperità, lasciare andare, che sono le tre parole chiave. E infine abbiamo il cibo, come vi ho accennato, tutte cose di stagione, esempio le mele, quindi potete fare torte di mele, le mele cotte, mele in vari modi. Poi abbiamo la zucca, potete fare gnocchi di zucca, torta di zucca, la bevanda che non so come si chiama in italiano, la pumpkin spice, che tra l'altro io non ho mai fatto e forse farò. Poi abbiamo in generale il grano, quindi pane, torte, mais, tutti i tipi di grano. Poi abbiamo la frutta secca, come ho già detto, le nocciole, le noci, le castagne e anche l'uva e il vino, in caso beviate, ma potete anche usarlo semplicemente come offerta senza berlo, il sidro di mele. E poi abbiamo anche per esempio le patate, quindi tutti i cibi a base di queste cose qua. Potete fare uno stufato di verdure, di patate, metterci tutte queste verdure, potete fare, come dicevo, pane e dolci. Utilizzate tutti gli ingredienti associati per fare un pranzo, anche solo una sola cosa per onorare questo periodo. E ovviamente anche, essendo che è una cosa che mangiate, potete mettere l'intento mentre lo cucinate, e quindi è come se assorbiate questi intenti, che è quello che fa poi la stregoneria legata alla cucina. E niente, questo era quello un po' che volevo dire riguardo a Mavon. Se avete delle domande lasciatemele pure sotto nei commenti. Vi ricordo sempre di utilizzare per favore il neutro maschile, perché sono una persona non binaria, e se avete anche altre domande magari più personali che preferite non scrivere qui, potete scrivere su Instagram, mi chiamo AntroDiVic, trovate il link giù nell'info box e rispondo. Diciamo che non sempre riesco a rispondere subito perché ho tantissimo da fare con le cose tutto, però ci provo, ecco. Io vi ringrazio tantissimo di aver visto questo video, fatemi sapere in caso se volete altri video per altri argomenti giù nei commenti, e noi ci vediamo al prossimo video.